Voi che intendete, come intendete muovervi, diciamo, da questo punto di vista, come forza politica all'opposizione? Di essere tutti uniti in questo momento, perché noi siamo dei patrioti, stiamo dalla parte dell'Ucraina senza se e senza ma, perché è inutile continuare a parlare degli errori del passato. Verrà il tempo, perché delle responsabilità ci sono. Potremmo solo citare quando Biden ha deciso dalla mattina alla sera di abbandonare, no, l'Afghanistan e le truppe. Ma non è questo il momento, sarà dopo. Adesso il momento è di essere uniti insieme, perché non si può neanche per un secondo pensare che gli errori stanno da ambe le parti. Abbiamo un Putin che ha invaso un territorio libero, un popolo che si è autodeterminato, una democrazia, e vuole andare lì per sottometterli. Questo non è possibile. Si sta dalla parte dell'Occidente, degli alleati, del diritto internazionale. Allora, senza se e senza ma. Poi del resto parleremo quando la guerra... Roppa, ora si tratta di risolvere la questione ucraina. Con la trattativa, bisogna trattare, okay. Trattare. Ci vorrebbe... Non possiamo lasciarli da infatti soli. Non